Ciao a tutti, grazie di essere qui. Naturalmente il mio compito è solo quello di ringraziarvi appunto e salutarvi per questa partecipazione per noi molto importante, perché stiamo lavorando da alcuni anni per integrare la proposta storicamente da sempre di grande qualità, di alta qualità cinematografica della selezione della mostra, con delle iniziative collaterali che diano, come dire, uno spessore, un rilievo, un'attenzione anche al mondo dell'industria cinematografica, dei suoi operatori, e arricchiscono appunto quello che è un programma già molto di grande qualità, molto anche a livello internazionale riconosciuto. Mi pare che quest'anno si sia partiti col piede giusto, perché già dall'inizio, anche scorrendo, come dire, i titoli e l'elenco delle iniziative, si vede che questo impegno incomincia ad avere un riconoscimento da tutte le associazioni, le istituzioni e le realtà operanti in Italia e non solo in Italia, che è appunto quello dell'introduzione del cinema digitale. Parliamo di un argomento, come sapete, molto delicato. Il convegno Cinema Digitale, l'opportunità per il cambiamento. Incontriamo il dottor Roberto Bassano, amministratore delegato di Microcinema, che ci esporrà quelle che sono state le dinamiche affrontate all'interno del convegno. Innanzitutto buongiorno. Il convegno ha affrontato una tematica che ormai sta diventando molto importante e anche, per fortuna, molto ben chiara sia agli esercenti ma fondamentalmente agli organi competenti che dovranno porvi rimedio. La digitalizzazione sta interessando in maniera positiva i grandi complessi, le grandi catene, i multiplex, mentre si è bloccata, ed è un dato rilevato proprio oggi dal Ministero, si è bloccata completamente per quello che riguarda il piccolo esercizio, fondamentalmente perché è un esercizio più debole, con una difficoltà a reperire le risorse finanziarie necessarie. In più va aggiunto che in questa condizione è emerso che il piccolo esercizio non accede, oltre che debole, non ha modo di accedere né al VPF, che sarebbe un sistema di aiuto, di supporto economico dato dai distributori a fronte del maggior risparmio ottenuto dalla distribuzione in digitale, e non possono neanche accedere al tax credit, un meccanismo messo in piedi dal Ministero, che però prevede che il cinema sia grande, abbia una certa dimensione e una capienza nell'F24 tutti i mesi, doveva pagare IVA e contributi. I cinema gestiti da volontari come le sale della comunità, i cinema comunali e i cinema gestione familiare, che però rappresentano circa 1200 sale in Italia, sono tagliati fuori anche dal tax credit oltre che dal VPF. Quindi l'opportunità deve essere per tutti ed è fondamentale che lo sia, perché il cinema, specialmente il piccolo cinema, chiamiamolo cinema d'essè o cinema di periferia o cinema di prossimità, è quel cinema che spesso e volentieri determina il successo dei film italiani o comunque dei film di qualità. La cinematografia italiana, a parte rari casi, produce moltissimi di questi film che rischiano in futuro di non trovare più spazio. Bene, in questa occasione del convegno è stato presentato un volume dei quaderni di Microcinema, una storia d'Italia raccontata al cinema, diventato ormai una pubblicazione, strumento prezioso per molti professionisti. Ci può dare qualche informazione in più? Sì, il quarto quaderno è un quaderno un pochino più importante, perché abbiamo voluto dedicarlo ai 150 anni non di Microcinema ma dell'Italia, ovviamente. E abbiamo voluto percorrere la storia d'Italia divisa in alcune sezioni attraverso il nostro cinema, cioè non tanto il cinema fatto in quei determinati periodi, ma il cinema che si riferisce a quei determinati periodi, riscoprendo anche molti film. Cito uno su tutti, Umberto D, scomparso completamente dalle nostre televisioni, perché purtroppo nelle sale cinematografiche non si vede più. E mentre invece è un film che ha avuto moltissimi premi e che ha segnato un momento molto importante per la nostra cinematografia, e molti sono gli esempi. Questo libro comunque quest'anno ci apre un pochino di più al pubblico, io dico generalista ma non voglio essere frainteso, ovvero non solo più agli esperti di settore ma anche a quelle persone appassionate di cinema che hanno piacere di leggere qualcosa di diverso.